Buongiorno a tutti, ben arrivati in un nuovo vlog. Buona domenica a voi, siamo a venerdì mattina, io sono già pronta per uscire, sono le 7:10 e voi mi direte: Sere, dove stai andando? Vado a rifare le unghie, però aspetto ancora 10 minuti, esco, ne approfitto che devo anche fare benzina. Ultimo giorno con sti capelli, finalmente vado a tagliarli domani. Mi rivedete un po' no sense perché ieri li ho lavati, ma li ho lasciati asciugare all'aria, quindi senza phon, passarci piastra o altro. Stamattina mi sono svegliata in realtà con i capelli qua sotto mossi, cioè qua non ci ho fatto niente. Vedete, questo è il mio capello al naturale una volta che si asciuga, ecco, senza che io ci do niente, non ho dato spuma, non ho dato nulla. Mi è rimasto un po' questo mosso, dormendoci sopra ovviamente mi si sono un po' schiacciati. E stamattina ho ripreso giusto con la piastra i due ciuffi davanti e cercato di tamponare un po' il crespo che c'era, perché almeno così non sono stata a passare tutta la piastra. Appunto, poi ho fatto giusto uno shampoo veloce perché poi io domani vado dal parrucchiere a tagliarli e ovviamente li laverò lì. Stamattina il programma prevede rifare le unghie, tornerò alla mia vecchia forma, non so perché. Me le abbia fatte più arrotondate il giro scorso, perché a me mi crea un problema di giradito. Per fortuna sto giro me lo sono evitata, però ormai sono abituata a vedermi con l'altra forma. Farò 99 su 100 un baby boomer perché mi piace in sto periodo, cioè vorrei dirvi con l'abbronzatura, ma di quale abbronzatura stiamo parlando? No, in generale mi piace molto. Quindi pensavo di farmi quello a questo giro, anche perché inizia il periodo in cui la ricrescita delle mie unghie dopo 4 settimane è una roba indecente, però non ci posso fare niente, crescono. Così come crescono i capelli, mi crescono anche le unghie. Per fortuna non prendo integratori, non prendo nulla, quindi naturalmente, ecco, riesco a essere fortunata su questo, cioè poi la fortuna ovviamente, di conseguenza crescono anche i peli. Ma non volevo parlarvi di peli, unghie che crescono. Dopodiché devo scappare a lavoro, che ho una riunione, torno a casa, pranzo, e poi appunto inizia la giornata lavorativa anche per me. E domani non ho assolutamente idea del come mi organizzerò, perché sarà tutta una giornata di incastro col discorso col parrucchiere alle 9. Lo volevo fare, cioè volevo andare teoricamente la settimana prossima, però lunedì da noi qua è festivo perché San Giovanni, che è il patrono di Genova, quindi ovviamente alcune attività magari ne approfittano per farsi un ponte lungo, qualche dun, cioè col weekend, qualcheduno ovviamente magari ne approfitta e va in ferie, e combinazione chi mi fa i capelli non c'è settimana prossima. Io avevo necessità di andare comunque massimo l'ultima di giugno, ho temporeggiato finora per tagliarli, perché vado adesso e poi riandrò magari verso ottobre, novembre di nuovo. Se fossi andata ad aprile, quando già volevo tagliare i capelli, probabilmente sarei arrivata con la velocità con la quale mi crescono a inizio luglio, metà luglio, a dover per forza riandare dal parrucchiere perché magari col caldo i capelli mi davano noia. Quindi almeno so di avere coperto quantomeno fino a settembre, ecco. Quindi dal parrucchiere, anziché andarci due volte, ci vado una sola. Anche perché l'ultima volta che ho tagliato i capelli, ho controllato, era tipo metà ottobre, più o meno giù di lì, quindi per farvi capire, e li avevo tagliati comunque come al solito, quindi tanto è questo, mi crescono i capelli velocemente. Comunque, outfit di stamattina, vi può interessare, una delle mie canottine solite, di quelle che mi vedete ultimamente e che vi ho mostrato, sempre di Stradivarius, ma quella in color blu notte, e sotto questo gonnellone che avevo preso in fiera 2 anni fa, 3 anni fa, sapete che non me lo ricordo. Ve la faccio vedere meglio. Eccola qua. Con questa fantasia qui. Ci metterò un sandalino, una borsetta e si esce. Qui c'è anche il telo che ho preso da Casanova, che vi avevo fatto vedere nel vlog che è uscito in maniera del tutto casuale giovedì sera. L'ho messo qua, poi ovviamente io me lo allargo per quando tipo mi guardo qualcosa in TV o se leggo un libro. Tipo ieri sera ho visto su 9 tipo uno spettacolo comico,
E sono stata qua, me lo sono messa tutto se si stava bene, quindi anche un cotone piacevole, quasi 100% cotone, quindi assolutamente scelta ottima. Certo, non si può dire che sia la cosa proprio più bella del mondo, ma facciamo un po' di YouTube verità, questa è la situazione. Indovinate chi ha parlato per oltre 2 minuti senza premere rec? Sono ferma posteggiata in macchina. Ho trovato già posteggio, devo fare benzina. Il benzinaio era chiuso, quindi la farò quando torno indietro. C'è un'afa terribile, sta continuando a piovere terra. Io ho una macchina che fa pietà, figuratevi, è nera. Quindi ho tutte queste macchie, tutta questa terra ovunque. Anche prima, mentre stavo guidando, ho fatto qualche goccia di pioggia e ci sono tutte le gocce, segno delle gocce sul vetro, proprio che sono lì e si vedono. Infatti dovevo portarla a lavare, ma sto continuando a temporeggiare perché fino a martedì comunque da pioggia. Non si capisce molto bene il meteo che intenzioni abbia, e dato che la devo fare comunque lavare anche dentro, cioè, mollo la macchina, vi prego, pulitela, fate qualcosa e poi la vado a riprendere. Comunque, a parte questo, oggi finalmente ho tirato fuori gli occhiali che mi ero regalata per il compleanno. Sono di Liugio, li avevo presi da Isolani a gennaio, quindi ecco, in realtà ce l'ho da un po' di mesi, ma ogni volta, avendo le borse a tracolla che sono piccoline, non mi ci stava la custodia. Oggi ho la borsa, questa qua un pochettino più capiente in paglia, che avevo preso in fiera l'anno scorso. Bellissima, l'hanno ancora. Tra l'altro, per le genovesi, vi ricordo che settimana prossima, il 30, c'è la fiera di San Pietro e Paolo. No, sì, San Pietro e Paolo, San Pietro e Paolo. E dove avevo appunto, e ci sarà il banchetto dove ho preso questa borsa. Vabbè, al di là di questo, perché ci dovevo mettere la custodia. Mi ero fatta dare questa rigida da Isolani quando avevo preso gli occhiali, perché questi nascevano con la custodia, quella morbida, ma con la delicatezza che ho io, ecco, spesso lancio la borsa o lancio gli occhiali, quindi ho preferito farmi dare questa, e almeno questa so che qua dentro mi ci sta, nell'altro già tanto ci sta portafoglio, chiavi, cellulare, quindi cerco di magari mettermi degli occhiali alla buona, cioè alla buona, scusatemi, degli occhiali buoni, ma che ormai hanno il loro tempo, sono già rovinati, quindi chi se ne, ecco, se li lancio in borsa e finiscono di distruggersi, perché sono già mezzi devastati. E no, vabbè, quelli che lancio in borsa sono quelli che sono completamente devastati e hanno la stanghetta che li precede. Comunque, detto questo, sta posteggiando una macchina vicino a me, chiudo. Sabato mattina, pronta per uscire, sto andando dal parrucchiere e finalmente non vedevo l'ora, non li tollero. E dietro di me vedete lo stendino perché in realtà ho ritirato la roba. In pratica, oggi da più o meno bello, domani da pioggia praticamente quasi tutto il giorno, quindi stasera sicuramente devo fare almeno la lavatrice nera. Quella bianca delle lenzuola, dato che ho cambiato il letto, la farò probabilmente domani, però stasera preferisco stendere in casa, così ho detto, ma perché devo toglierlo per poi rimetterlo stasera? Lo lascio qua, quindi ci farà compagnia. Oggi mi sono vestita così, con gonnellone nero, toppino bianco e la cintura che ora mi devo mettere meglio, tanto devo ancora uscire, borsetta e si va. Anche perché poi dopo appunto scappa al lavoro, quindi devo fare tutto di corsa. Tra l'altro pensavo fosse l'ultima settimana di mattinate tutte di corsa, in realtà no, anche inizio della prossima settimana sarà bello scoppiettante. Finisco di prepararmi e scappo. Eccoci qua, stessa postazione di stamattina, sempre stendino dietro, capelli tagliati. Che meraviglia, cioè praticamente credo aver tolto 1 chilo di capelli perché me li sento leggerissimi. Forse qua ho una foto di tutti i capelli raggruppati, sono contentissima. Li vedete sicuramente più corti, ma perché appunto la piega è mossa. Però ci voleva, cioè io tra 2 mesi ho i capelli di nuovo lunghi, quindi se vado al parrucchiere e comunque spendo dei soldi per andare voglio tagliarli e sono contenta, sono molto molto contenta. E questo è il risultato. Ci ho già preso un po' di vento sopra, anche perché oggi la giornata non è delle migliori e vorrei farla appunto così, con questa piega
fatta un po' sul mossino, vediamo un pochettino, magari mi ingegnerò tra spuma, magari il ferro, la piastra, vediamo un pochettino, vi terrò aggiornate, sono molto contenta. So che voi amavate i capelli lunghi su di me, ma io non mi ci vedevo più e credo che, ecco, la prima cosa fondamentale, questo lo dico a me, ma lo dico anche a voi, è che voi vi sentiate a vostro agio con voi stesse, vi vediate belle come ritenete più opportuno voi e non per piacere agli altri, dovete piacere innanzitutto a voi stesse. E io mi sento una gran figa così, anche se magari per qualcheduno no. Sti cavoli, io adoro, sono molto contenta di questo taglio. Fine giornata, sono tornata a casa, mi sono già lavata, messa il pigiama e questi sono i miei capelli dopo tutto il vento preso per andare al lavoro e insomma c'è un tempo che non si capisce, prossimi giorni da anche un po' così. Stasera in realtà sono un po' combattuta perché da un lato voglio farvi uscire assolutissimamente il vlog domani mattina, ma allo stesso tempo sono abbastanza cotta, un po' perché appunto giornata un po' piena, cioè settimana in realtà proprio piena perché non mi sono fermata mezzo secondo e seconda cosa, mi è anche arrivato il ciclo oggi, quindi mi sento un po' così. Quindi vediamo, magari inizio a registrare, cioè a editarlo, poi magari valuterò se caricarvelo e magari farvelo uscire domani mattina o se finire di fare le cose con calma domani mattina quando mi alzerò. Nel frattempo sta andando una lavatrice che stenderò in casa perché non si capisce il cielo che intenzioni abbia, io non ho assolutamente voglia di rilavare. E ho già cenato, mi devo ancora struccare, cosa che andrò a fare immediatamente. E poi credo che la mia serata la passerò a recuperare qualche video su YouTube che mi sono persa durante questa settimana. Ieri sera alla fine alle 10:30 mi sono addormentata, no, alle 10:30, sì, alle 9:30 mi sono addormentata sul divano mentre guardavo un video su YouTube. Mi sono catapultata a letto e sono crollata fino a stamattina alle 10. Stamattina mi sento rincoglionita, cioè in realtà mi sono alzata un paio di volte durante la notte, però per andare in bagno. Però stamattina ho mal di testa, mi sembra tipo di aver fatto serata ieri sera, quindi senza far serata. E quindi mi devo un attimo ripigliare. Ovviamente il vlog cercherò di farlo uscire domenica sera perché non. Cioè, avevo editato tutta la prima parte, ma poi ecco, non ce l'ho fatta ad andare oltre. Quindi ne approfitterò sicuramente poi più tardi per rimettermi a pari. Io sono pronta per uscire, affrontare la giornata lavorativa. Ha diluviato tutta la notte, ci sono tipo 17 gradi attualmente. Dovrebbe però uscire il sole più tardi, che a me poco cambia perché tanto io vado a lavoro, quindi a me non crea un cambio di piani all'improvviso durante la giornata, quindi per me è totalmente indifferente. Fine giornata, ho fatto una piccola tappa da Lidl, solo in realtà per prendere la cipolla, questa qui. Vi avevo detto nello scorso video che l'avrei voluta mettere nella poke, ma non l'avevo a casa. Veniva 1,49 euro, ne ho presa una e due. Poi dell'Alesto c'erano i semi di zucca, anche queste le ho prese in vista di poke, insalate, eccetera. Sacchetti questi della spazzatura che utilizzo per la plastica, sacchetti per l'indifferenziata. In realtà forse questi li avevo presi anche l'altra volta, però mi trovavo lì, mi è venuto il dubbio, ho detto tanto prima o poi servono. Poi ho preso questo mini prosecco che per me è l'ideale per quelle volte che magari mangio il pesce o la poke voglia di un prosecchino, ce l'ho. E poi in offerta a 99 centesimi c'era la bottiglia di San Pellegrino Cocktail, questo da 1 litro e 2. Quindi mi sono detta, prendiamolo, basta. Cioè, questa non era una spesa, ho fatto una tappa Lidl per questa e dato che ho visto un paio di cosine che mi servivano, le ho prese, però appunto non è una spesa. Sono le 8:20, io dovrei fare uscire il vlog da qui a breve, ma devo ancora finire di editarlo per buona parte. Allora, qua fatemi sistemare un po' di roba, perché stamattina, col discorso che ho dormito fino a tardi, non sono riuscita a concludere quasi quasi nulla e quindi vabbè, ora mi sto lì,
Mi ero dimenticata della lavatrice bianca da far partire, quindi stasera mi si sono accumulate tutte le lavatrici. Questa qua probabilmente si sarebbe già potuta asciugare, per fortuna sta andando appunto in centrifuga, così attaccherò la seconda lavatrice bianca. Voi vi direte perché ne fai due, perché avevo ovviamente il letto, quindi le lenzuola e qualche asciugamano più tutta la roba che ho del lavoro. È stata anche una settimana un po' strana per quanto riguarda la lettura, perché alla fine ho iniziato il libro del mese del Serenina's Book Club, che è quello di Tillier, ma io sono a pagina 22 e vi spiego il perché. Dopo aver letto quello di Castiglio, che mi è piaciuto tantissimo, tra l'altro l'ho letto in 24 ore, avevo iniziato un altro libro che non è quello che è lì sotto, ma La Compagnia degli Enigmisti, e io sono arrivata tipo a pagina 47, esatto, cioè praticamente ho letto le prime 40 pagine, solo che la storia non ingranava e non lo so, sta cosa mi dava noia, e allora ho detto vabbè, sai cosa c'è? Mi inizio il libro del mese del Serenina's Book Club, perché poi andiamo verso fine mese, oggi sì che siamo al 23, quindi tempo ce n'è, però ho detto preferisco andare sul, non sicuro, però andare con il libro che sicuramente questo mese devo leggere, poi riprenderò l'altro, anche se messo già qua sotto c'è questo qua che avevo preso al salone del libro che vorrei leggere, proprio per leggere un autore diverso, quindi l'altro probabilmente lo riprenderò in mano a luglio, ma voi vi direte a noi che ce ne frega. In tutto questo, con la lavatrice sotto che sta per centrifugare, mi devo ancora struccare. Oltretutto stasera volevo farmi un po' di trattamenti, ma mi sa che rimando a domani. Siederò e inizierò a fare anche una to-do list di cose che devo fare domani. Questa settimana che viene in realtà ho un po' di cose da fare, però per fortuna anche col lavoro devo correre di meno, quindi ho cose da fare però meno di incastro, quindi questo mi rende molto felice. E oltretutto nulla, volevo mettermi anche a sistemare un po' in realtà qua dentro, perché in realtà non devo fare decluttering, però ho un po' di cosine che voglio assolutamente togliere, perché magari non le sto utilizzando in questo periodo, e tenere solo le cose che utilizzo. Vedo magari di registrarci un video. Mi preparo le cosine per la skincare. Attualmente la sera dipende, ma sto utilizzando sempre questo che ve l'ho fatto vedere, che mi sta piacendo. Sapete che, vabbè, oggi non posso dire che faceva caldo, stamattina c'erano 17 gradi, adesso ce ne saranno una ventina, ma non è male questo siero di Etherea. Mi regge bene il lucido, e sto facendo una nuova combo al mattino quando mi trucco, perché ho questo di Charlotte Tilbury, che è lo spray quello fissante che è praticamente finito, cioè forse ci faccio ancora 3 mattine, non oltre. Allora sto utilizzando questi due prodotti in combo, questa che è la CC Cream Nude Glow di It Cosmetics, che anche lei è quasi finita, con Overskin. Questo qua è il Su Primer, è un perfezionatore cutaneo, adesso è uscito anche quello colorato, però prima di comprare quello colorato voglio ovviamente finire questo, anche perché entro ottobre devo finirlo, quindi ne applico un po', poi metto un po' di questo e faccio un mix, e tutto sommato vabbè, ormai è fine giornata, capirete bene che base mi è rimasta, però viene fuori una base carina, non lucido e mi dura, quindi nulla, volevo farvi vedere anche, cioè dirvi anche questa cosa qua. Bene, con questo io spero di avervi tenuto compagnia. Questo secondo vlog è un pochettino più corto rispetto a quello che è uscito giovedì, non ho ancora la più pallida idea che video vedrete in settimana, perché devo ancora mettermi a registrarli assolutamente tutti, e oltretutto questa settimana devo assolutamente anche organizzarmi, e spero però di avervi tenuto compagnia. Noi ci vediamo comunque nei prossimi giorni con un nuovo video qua. Mi è partita anche la sopracciglia.